Attenzione, questo video potrebbe contenere storia, pertanto potrebbe indignare un pubblico non intelligente. Torniamo a parlare della strage di Bucha. Torniamo a parlare della potenza delle immagini e dei simboli. Tra le immagini connesse alla strage avrete sicuramente visto queste. Di queste immagini va sicuramente colpito l'impatto emotivo. Ma c'è un dettaglio in queste immagini che sicuramente tutti avete notato, ma che nessuno inconsciamente ha analizzato. Ovvero la presenza di questi nastri bianchi. Alcuni legano le mani delle vittime, altri sono legati intorno al braccio. Questo dettaglio è stato sì riportato dai quotidiani nazionali, ma immediatamente liquidato come un segno di resa. Ma è effettivamente questo? Per capire che cosa rappresenta questo nastro bianco, dobbiamo andare come sempre indietro nel tempo. È il 31 maggio di qualche anno fa e un ragazzo, Emir Ozic, sta conducendo la sua personale protesta davanti al municipio di Prijedor. È da solo, in piedi e in silenzio, e sta portando quella fascia bianca intorno al braccio. Ma che sta facendo? Sta commemorando eventi di circa 20 anni prima, accaduti proprio a Prijedor, Bosnia Erzegovina. Il 31 maggio del 1992, proprio a Prijedor, le autorità serbe imposero ai cittadini non serbi di essere riconoscibili. Questa riconoscibilità passava proprio per l'utilizzo di queste fasce bianche, o appese fuori dalle abitazioni, o legate intorno al braccio mentre si girava per la città. Dunque, un elemento di distinzione tra cittadini serbi e non serbi. Un elemento di discriminazione, elemento identificativo di chi veniva riconosciuto come inferiore. Con questo gesto di distinzione comincia la tragedia. 31.000 civili chiusi nei lager, 53.000 civili deportati e perseguitati e un numero impressionantemente alto di vittime tra i bambini. Ogni 31 maggio a Prijedor si commemora quella storia e lo si fa con la fascia bianca al braccio. Un segno di identificazione, dunque. Un segno di appartenenza. Banalizzando la conversazione, se ci pensate, anche i capitani delle squadre di calcio hanno quella fascia al braccio come segno distintivo. Questa fascia torna curiosamente in un articolo di Repubblica datata 28 febbraio scorso. L'invasione è iniziata da pochi giorni e si descrive la situazione dell'avvento delle truppe russe nel Donbass. L'articolo parla di un inspiegabile non avanzamento delle truppe russe. Le truppe sono arrivate in città, ma non attaccano, stanno ferme. Si intervistano così dei soldati russi per capire il perché. Questi dichiarano di essere stati mobilitati in fretta e furia e una volta in città ordinati a stare fermi. Segue la descrizione di uno di questi soldati. Un giovane 22 anni, divisa mimetica e fascia bianca al braccio. Fascia bianca che portano anche gli altri soldati. Dunque, nuovamente, come simbolo di distinzione. Ma dunque, se la fascia bianca è un simbolo di identificazione utilizzata dall'esercito russo, perché non lo ritroviamo sulle vittime ucraine? Perché le vittime di un massacro come quello della strage di Bucha dovrebbero riportare queste fasce? Sono russi o sono ucraini? Soprattutto, perché durante un massacro i civili dovrebbero essere identificati con queste fasce? Questi dubbi sono confermati anche dalle affermazioni di Tony Capuozzo, uno che nei teatri di guerra ci ha vissuto e che sa benissimo che durante un conflitto la propaganda viene da entrambe le parti chiamate in causa. Il Capuozzo anche insiste sulla presenza di questi nastri bianchi, perché la maggior parte delle vittime ce l'ha. È stato forse un suicidio di una setta? Dice. È abbastanza chiaro che questi nastri simboleggiano qualcosa. Ma cosa? Queste fasce all'interno di quelle immagini ci raccontano forse qualcosa di più. Sono dettagli che vanno analizzati per fugare ogni dubbio o per confermarlo. Questi dettagli possono raccontarci qualcosa di più di quanto non faccia il solo impatto emotivo su una determinata immagine. Porsi delle domande è d'obbligo. La propaganda di guerra esiste da ambo le parti. Se pensate che stiamo ponendo l'attenzione su queste cose perché siamo da parte della propaganda filorussa e veniamo pagati in rubli, beh, vi do una notizia. La propaganda ci state vivendo 24 ore su 24. Perché la propaganda in guerra non la fa soltanto una parte, la fanno tutte le parti chiamate in gioco. Volete un esempio di propaganda dalla quale state pendendo dalle labbra? Eccola! Questo generale è un guerriero fanatico, è un violento, un simpatizzante nazista, ma è disposto a sacrificare la sua vita, e chissà quali torture gli farebbero prima di ucciderlo, per mettere in salvo quella dei piccoli sopravvissuti di Mariupol. Non è un uomo buono, proprio no.
Gli ebrei lo definirebbero un giusto. Un giusto come il nazista Schindler o il fascista Perlasca, che salvarono centinaia di ebrei dall'olocausto, come Sofia Kossak, la scrittrice ungherese famosa per le sue posizioni antisemite, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò la vita di tanti bambini ebrei a rischio della propria, tanto che venne deportata ad Auschwitz. Perché i giusti possono anche avere delle idee sbagliate, ma i gesti, certi gesti, non li sbagliano mai. E credo che dipenda dal fatto che non sono sordi al richiamo dell'umanità, che è una voce flebile, specie in tempo di guerra, quando è coperta dal rombo dei cannoni, ma sussurra al cuore di tutti, persino al cuore di un uomo come questo soldato, con cui nessuno di noi, credo, andrebbe volentieri a bere un caffè. Capito, sì, a che siamo arrivati? La retorica del nazista buono. Il nazista giusto. Quello che può anche avere delle idee sbagliate, però non sbaglia le azioni. Capolavoro de propaganda. Gramellini, ma che cazzo dice il nazista buono? È davvero fino a sto punto che state a spingere? E questa casomai non è propaganda? Pensate veramente che la verità la trovate nei salotti televisivi, dai Floris, dai Parenzo, dai Mentana? Veramente pensate di trovarla lì, la verità? Non avete ancora capito che quelli stanno lì proprio perché sono addestrati a raccontare soltanto una verità, la loro? E se uno ci avesse veramente fame di verità, secondo voi si può fermare a quello che dicono loro? Non funziona così. In Italia funziona che se alzi il ditino per fare una domanda non coerente con quello che loro vogliono raccontare, te tagliano fuori. Negli ultimi 2 anni se ne cade di esempi. Vogliamo levare i premi giornalistici a Toni Capuozzo solo perché ha alzato il ditino? Facciamo via dalle università Orsini perché ha alzato il ditino? Questo non funziona solo in Italia, nel mondo. Chi racconta la verità fa la fine di Assange. Non sta nei salotti. Perciò cominciate a mettere in conto pure queste cose. Cominciate a farvi delle domande e a capire che la verità va cercata. Perché tocca che cominciate a capire che le guerre dell'epoca moderna non si combattono soltanto sul territorio, ma si combattono dentro sto schermo. E di conseguenza mette in dubbio e fasse delle domande diventa l'unico modo per cercare la verità. Quindi continueremo a farci delle domande, soprattutto se non fanno piacere.